Bastipras qui, come sempre, Giustone che vi parla, e oggi finalmente siamo sul primo episodio su Clash of Clans. Come potete vedere, siamo sul mio villaggio principale. Mi scuso se laggerà un po'. Però comunque siamo sul mio linguaggio, sul mio villaggio principale. Potete vedere un TH7, sì, diciamo che è maxato, perché ho tutto maxato. Ho lasciato stare il volano, il rebarbo che tratti 10.000 di nero, che dovrei raccogliere in poco tempo. Porto al 5 alcune truppe dell'elisir nero, non ho portato ancora su niente di truppe con l'elisir nero. Penso che porterò su al massimo gli sgherri, mentre porterò su il municipio, perché comunque i domatori non li uso molto. Adesso sto portando su i goblin, e poi l'elisir rosa mi mancano solamente le curatrici a livello da portare a livello 2. Ora, come vedete, praticamente non ho oro, perché sto facendo le mura al 7. Prima di portare il municipio all'8 vorrei finirle più o meno le mura, e poi vorrei appunto assolutamente portarmi il re barbaro al 5 e farmi gli sgherri al 2. È un po' di tempo ormai che sono, diciamo, maxato, ok, lasciando stare questa casermina qua e questo volano, però perché io essenzialmente mi metto a farmare più che altro quando ho 40 gemme, per potermi gemmare le caserme e quindi poter fare tanti attacchi di fila con, come potete vedere, la Barcher. Sono nel clan Unity Sons. Ci sono entrato da poco. Come si, infatti, sono. Ok, non esce più che sono nuovo, però comunque sono una recluta, perché ci sono entrato da molto poco, perché non trovavo nessun clan decente. Perché tutti i clan in cui entravo erano disorganizzati, oppure entravo ad esempio in war e c'erano dei municipi al 3. Per farvi capire, qua c'è anche un mio amico che voi però ovviamente non conoscete, perché non ho fatto video, appunto, come vi ho già detto nel blog che è uscito oggi. Ah, a proposito, oggi due video addirittura, vi beccate, oddio, stavo rompendo di tutto qui. E sì, adesso è un po' distrutto, è un TH8 messo abbastanza bene, dai, è un mio amico. E come potete vedere, siamo ora in war. Saluto tutti quelli che ci sono nel clan, come ad esempio il grandissimo Zenzi da Rabbia, Vincenzo, che è ultrattivo, il capo, Emi e altra gente, tutti quelli che ci sono. E come potete vedere, abbiamo appena iniziato una war. Questo clan veramente mi piace tantissimo, perché è molto 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 organizzato. Infatti adesso sto facendo una clan war di 20 persone. La prima volta che faccio una clan war con questo clan, perché quella prima era da 10, e non è riuscito a entrare purtroppo, perché sono quasi tutti TH8, addirittura se non sbaglio c'è qualche TH9. Sono molto organizzati, infatti chiedono prima di scaricare una war chi potrebbe entrare, chi è attivo e chi può giocare. E una volta che siamo arrivati a 20 l'hanno scatenata, poi ci organizzeremo per gli attacchi. Ancora non ho aperto, ok, sono il 16esimo, vediamo chi ho contro, spero un TH7, immagino, 16esimo, eccolo qua, Nini 593, che saluta anche se lo penso di guardare questo video, e vabbè, scialla, si fa abbastanza facile questo con i draghi, se sto attento a non far fare il giro si va abbastanza tranquillamente. Ok, il volano da questo lato è un po' rompiente di palle, perché pensavo attaccarlo da qui, però comunque vedete tutto questo in un prossimo video sulla clan war. Che altro da dire? Presto inizieranno delle serie, farò un video più particolare. Proprio domani, non vi spoilerò nulla, però ci sarà una serie molto ma molto particolare su Minecraft. Comunque, adesso dai, facciamo un piccolo attacco con la barca, un attacco farming tranquillamente. Come vedete sono a 1380 coppe, non perché ecco, non sto facendo coppe assolutamente. Al massimo, quanto sono arrivato, ho sbagliato, scusatemi, sono arrivato a 1652 quando ero un TH7 da poco, perché innanzitutto ero salito per poter prendere del nero, perché nelle che in cui stavo io non c'era del nero assolutamente. E poi sono voluto salire perché volevo prendere, per prendere il quarto muro d'oro, volevo prendere le gemme andando in lega cristallo. Alla fine non ci sono riuscito perché non ho avuto tempo con la scuola che sta ci dietro al Clash of Clans. Magari un giorno le prenderò, anche a breve volendo, visto che col nuovo aggiornamento dovrei anche salire un po' di lega, siamo quasi al numero 3. E queste gemme, il quarto muro d'oro sono fatto lo stesso, però dovevo aspettare tantissimo tempo per raccogliere 1000 gemme con gli ostacoli. A proposito, vi volevo spiegare
specificare che io, come prima vi ho detto, che gemmo le caserme, però io tutte le gemme che faccio non le compro assolutamente, non le prendo a nessun sito, almeno per ora. Poi forse comincerò su Bounty, però comunque adesso utilizzo solamente quelle che ho preso. Probabilmente se non avessi sprecato tantissime gemme, sarei anche col quinto muratore, forse, anche se lo vedo un po' inutile, che già al TH8, TH9 si fa un po' più fatica a migliorare le cose, perché ci vuole molta, molta, molte, molte risorse, e quindi è molto più difficile avere tutti i costruttori pieni. Poi adesso non ne ho completamente, perché non ho nulla da potenziare, sono anche pieno di Elisir. Comunque andiamo subito a fare un attacco. Adesso vediamo se riusciamo. Ok, sì, rompiamo lo scudo, chi se ne frega. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Allora, o faccio un attacco, ecco, o cerco di prendere risorse normali, cioè oro e Elisir rosa. Oddio, oddio, che culo, ragazzi, abbiamo trovato un inattivo della Madonna con pure 448 di nero, che non fa mai male, quindi sicuramente utilizzerò l'evoluzione tranne la fulmina, a meno che non c'ha delle truppe del castello del clan. Le cure utilizzerò di sicuro, e il re barbaro. Ok, vediamo di non fare fail in live. Non ho mai attaccato in live, vabbè, è ovvio, non l'abbiamo mai fatto. Oddio, mi si era buggato il mouse, che è un po' scomodo. La Bustax, però purtroppo ho un telefono Windows Phone 8.1, quindi non posso attaccare diversamente da cellulare. Mettiamo qualche arciere qua, che c'è il re barbaro che dà piuttosto fastidio, e il nostro lo buttiamo qua. Allora mettiamo le altre truppe qui. Fino ad ora non abbiamo preso praticamente nulla, perché, oddio, forse mi sarebbe convenuto buttarlo, ok, subito una bella cura qui, totalmente a caso. Oddio, a caso mica tanto, perché c'è la torre dello stregone da parecchio fastidio. Mettiamo tutte le truppe qui, cerchiamo di sfondare. Ok, non riuscirò mai. Spero almeno di prendere il nero. Ok. Vediamo dove vanno le truppe. Gliela metto l'altra cura, dove la metto? Vediamo dove vanno. Il re barbaro va un po' solo. Ancora no, 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 qua no, no, assolutamente ancora. Possiamo aspettare un altro po' a mettere la cura. Dai, 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 sfondate, sfondate. Ok, qui la cura, la cura, la cura, la cura. Ok, abbiamo sfondato. Non mi interessa sinceramente prendere anche il municipio, quindi spero che fa. No, non sul deposito di Elisir. Ok, bravi, andate sul nero. Ok, per me già va bene così. Mi posso fare un altro bel muro, murettino al 7. E stiamo prendendo il nero. Dai, lo prendo. Dovremmo prendere tutto in teoria. Se prendiamo pure quella miniera a sinistra, non sarebbe neanche troppo male. Se riusciamo a prendere questa qui, però non penso. Ecco, non abbiamo. Vabbè, uno di nero. Non gli posso buttare il fulmine, perché con il nuovo aggiornamento. Dio, quanto è temerario questo barbaro. Vai, Barbarozzo, da solo. È praticamente morto. Ok, è morto. Dai, prendi quell'ultimo di nero. Niente. Ok, abbiamo finito il fulmine. Non glielo butto nemmeno per sport, sinceramente. Mi basta quello che ho preso. Dai, abbiamo fatto un attacco discreto. 487 di nero. Le coppe non mi interessano. E almeno per ora è 150.000 di oro. Ok, andiamo a fare un ultimo muro. Per questo video sicuro non farò un altro attacco, perché comunque vi ho mostrato già molte cose, ho parlato, non so quanto sto registrando, però più di una decina di minuti. Magari farò qualche taglio e vedremo un po' da quanto uscirà il video. Comunque oggi appunto vi volevo dire che sono usciti due video, come avete potuto sicuramente vedere, il blog alle 12 alle 14 questo video appunto. Non sarà sicuramente così altri giorni, però io avevo detto che avrei fatto il blog di sabato, però non ho potuto aspettare un'altra settimana, di conseguenza ho deciso di metterlo alle 12 di lunedì, visto che l'avevo registrato anche prima, come vedrete. E adesso carico questo, perché comunque volevo subito cominciare, e poi domani proprio a bestia che abbiamo una nuova serie. E che dire, io vi ringrazio della visione, come al solito vi esorto a lasciare un commento, mi piace, iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, e buona...